Venditalia 2014 è ricchissima di novità. Io direi che è forse una delle edizioni più riuscite dell'ultimo ventennio. Stefano Sandei, uno dei due titolari della Ducale, è qui al mio fianco un po' per raccontarvi quello che va a presentare la Ducale in questa quattro giorni milanese, un po' anche per dirci quali sono le sue sensazioni rispetto a questa edizione 2014. Stefano, buongiorno, anzi bentornato davanti alle telecamere di VenningTV.it. Grazie Fabio, grazie di questa opportunità. Le novità di quest'anno, che tu hai già presentato sulla tua rivista, il discorso della conservazione del caffè è un obiettivo che ci siamo dati anche per uscire dai soliti schemi di quello che deve essere il caffè. Il caffè noi siamo, diciamo, da sempre, cerchiamo sempre la cosa migliore e l'ottimizzazione di tutto. Abbiamo pensato che potrebbe essere anche un'altra grossa opportunità il discorso della conservazione. La conservazione intesa come durata del caffè, specialmente per quelle piccole ditte che i grossi consumi non li hanno. Io mi permetto di fare due cose. La prima è fare un passo a sinistra, uscire fuori campo e far venire un po' te più avanti per mostrare la nuova campana e farla vedere in tutto il suo splendore. E da una parte anche per raccontare una cosa che molti gestori conoscono a metà, ovvero il caffè, una volta uscito dalla busta a cui viene tolto il sigillo, viene attaccato dall'ossigeno e di conseguenza più ore resta allo scoperto senza essere tutelato, più va a perdere le sue proprietà organolettiche, perde la fragranza, perde addirittura in poche ore il 50% delle proprietà principali. E quindi voi che cosa vi siete inventati? È detto giusto, è l'ossigeno che intacca l'aroma del caffè, è l'ossigeno che fa l'invecchiamento, diciamo, è il caffè che naturalmente sprigiona gli oli, sprigiona i grassi, che sono la parte buona del caffè, che una volta intaccata dall'ossigeno ti fa prendere quel sapore caratteristico. Noi diciamo che è il sapore del vecchio, è il sapore che non è più gradevole. E sei stato un galantuomo a chiamarlo così, perché ci sono milioni di utenti che magari sono convinti che da distributori automatici esca della robaccia perché il loro gestore non tutela il consumatore proprio con sistemi di questo genere. E voi avete capito che questa è una cosa assolutamente fondamentale e in anteprima mondiale e in esclusiva siete riusciti a realizzare questo strumento. Parliamone. Certo, si tratta del contenitore, il classico contenitore del caffè viene messo sotto vuoto. Il prodotto, una volta posizionato all'interno del contenitore, c'è il nostro sistema brevettato che toglie l'ossigeno e da qui abbiamo tutti i benefici di cui ne abbiamo parlato. Tecnicamente è un, sì, se vogliamo diciamo estremizzare, è un contenitore chiuso con una pompetta che ti toglie l'ossigeno. C'è un sistema anche di dosatura del caffè, abbiamo una presa dosatura dei chicchi dei caffè in grani che noi li prepariamo per tre caffè in anteprima, che però chiaramente i tre caffè sono il nulla rispetto a quello che può essere il vantaggio che poi ti dà poi il sistema. Stefano, Venditalia 2014, io l'ho soprannominata la fiera delle fiere qualche mese fa, già nel corso delle interviste di Parigi la chiamavo la fiera delle fiere. Stavolta, dopo un paio di giorni, siamo al terzo giorno, la chiamo la fiera delle novità, la fiera delle meraviglie, perché è la prima volta in 20 anni e più di Vending in cui riscontro tante invenzioni, tanti brevetti e tante novità utili per il gestore presentate in una sola volta. L'affluenza di tanta gente ci fa immaginare che ci siano dei segnali assolutamente positivi per una crescita del mercato. Qual è la tua opinione? Ma sicuramente in momenti di crisi ci vuole coraggio per investire, coraggio per presentare delle cose nuove. Il salone di quest'anno, come dici tu Fabio, sicuramente molte aziende anche nuove che si sono presentate, ognuno porta del suo, ognuno cerca di portare
un qualcosa per stimolare il mercato, per dare dell'opportunità ai nostri clienti, ai gestori, a proporsi sempre al meglio nel panorama, diciamo, del vending. Parliamo ancora di novità. Oltre questa, di cui potrete avere maggiori informazioni andando sul sito della Ducale, che ora tu vai a ricordare, www.ducale.com. Oltre a questa novità ci sono anche altre novità, qualcuna l'avete già presentata in anteprima mondiale a Parigi. Dobbiamo però a questo punto passare dall'altra parte del vostro stand, che si sviluppa in un meraviglioso bianco e rosso. Aspetta che saluto tuo fratello, salutiamolo, Pietro Sandei, che abbiamo avuto il piacere di intervistare a Parigi. Ciao, saluta pure gli amici di Vending TV. Ciao Fabio, buonasera a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovato tu, e nel frattempo noi passiamo da quest'altra parte per andare a guardare quella che è la novità che noi abbiamo solo in parte documentato nel corso dell'intervista realizzata a Parigi durante il Vending Paris 2013. Stefano, allora parlaci un po' di questa macchina che ha delle caratteristiche assolutamente innovative e ha grande valore aggiunto per il gestore. Allora, noi pensiamo che dobbiamo dare degli strumenti anche nuovi ai nostri clienti, al gestore. Dobbiamo dare delle opportunità nuove, dobbiamo dare, oltre al caffè nostro, il caffè espresso tradizionale, come lo intendiamo tutti qui da noi in Italia, anche un distributore che ti offre altre bevande. E da qui spaziamo dal bicchiere, che non è più il classico bicchiere tradizionale che usiamo nel caffè. Andiamo con un bicchiere in cartoncino, con un bicchiere termoresistente, andiamo con un qualcosa che lo possiamo indirizzare a un pubblico nuovo, a un pubblico giovane, con delle bevande nuove, delle bevande che possono andare dall'inserimento del caramello e della vaniglia o dal gusto fragola, insomma una serie, diciamo, di prodotti caldi e freddi che devono, diciamo, stimolare l'utente, offrire delle opportunità e cercare di prendere anche quella clientela che non si identifica solamente nel discorso del caffè espresso, come noi lo intendiamo, e che, ripeto, sarà sempre il nostro core business, però dobbiamo avere un qualcosa di nuovo, da proporre ai nostri gestori, ai nostri clienti, e che sicuramente lo sarà apprezzato dai giovani. La facciamo una consumazione test, ci riusciamo? Te la faccio fare nella macchina, la Vision, che è trasparente, in modo che vediamo dall'interno tutto quello, dal vivo, quello che sta facendo. Seguiteci da quest'altra parte, guidaci tu stesso Stefano, perché il vostro stand è enorme, ci sono più lati su cui ci sono dei distributori, e qui abbiamo proprio la macchina che chiamiamo Star Bar, l'abbiamo individuato col nome Star Bar, e che, appunto, ti dico, la caratteristica è il bicchiere grande, il bicchiere di carta grande, con delle bevande alternative e innovative, anche con gli sciroppi caldi e freddi. Ecco. Beh, immaginiamo... Allora, aspetta, gira da quest'altra parte, in modo che possiamo... intanto venite qui voi che siete degli operatori del settore. Stefano, aspetta, diamo spazio anche a loro, perché loro sono degli operatori di settore. Siete gestori? Sì, siamo gestori da tanti anni. Da dove provenite? Siamo fratelli, qua da Milano. Qua da Milano, gestione di OCS, di standalone? Sì. Esattamente da quanti anni? Da 35 anni. E voi fate parte della nuova generazione? 20 anni quasi, sì. Cosa pensate di questa macchina che Stefano Sandei ora mi spiegava essere assolutamente innovativa? Avete notato il bicchierone modello Starbucks? Loro, con un pizzico di ironia, l'hanno chiamata Star Bar, ma anche perché la Star è il nome che ha la serie da un po' di anni e che garantisce costanza nella qualità. Ritenete che proprio questo prodotto possa dare una marcia in più alle vostre vendite? Sì, infatti eravamo molto interessati, stavamo veramente adesso assaggiando il prodotto per valutarne la qualità. E io allora vi faccio assaggiare in flagrante, ma sai, la cosa bella è che
Eccolo qui, l'anno è appena uscito, fate pure. Io nel frattempo sposto la telecamera a quest'altra parte, così siete meno imbarazzati e certamente più sciolti nell'andare a gustare il prodotto e capire quali sono le caratteristiche di questo distributore automatico. Che, Stefano, tu mi dicevi poco fa, qui lo possiamo vedere appunto nel modello Vision trasparente che tu puoi guardare all'interno. Questa è un'altra caratteristica dei nostri distributori, di poter scegliere sempre il nostro cliente, di far vedere all'utente finale, all'utilizzatore, di far vedere come funziona la macchina, di far vedere il discorso igienico, il discorso di pulizia, che sono argomenti principali, sono argomenti essenziali nella tipologia di questa attività. Come puoi vedere, quello che appare evidente è messo in risalto il discorso del bicchiere, è un bicchiere da 30 cc, quindi è un bicchiere importante, le bevande che possiamo notare, noi lo chiamiamo sempre caffè espresso, ma non è un espresso da 20 cc, è un espresso da 60 cc, è un caffè lungo, se lo vogliamo chiamare caffè lungo, al quale possiamo aggiungere, attraverso degli sciroppi, in questo caso della Fabri, possiamo aggiungere il caramello, possiamo aggiungere la vaniglia, possiamo aggiungere altri aromi, oltre a fare anche il caffè americano nella versione semplice e nella versione doppia. Bevande calde, le bevande anche fredde, e il discorso della fragola, insomma, il frappè, sono tante opportunità che vogliamo dare al nostro cliente da proporre a una clientela giovane, a una clientela nuova che si affaccia sempre su questi mercati e che probabilmente anche non solamente il caffè inteso espresso non è la bevanda principale. Così riusciamo ad avere una nuova utenza. Stefano, voi siete già molto conosciuti all'estero perché fate dei prodotti di altissima qualità. Nello specifico, proprio questo modello col bicchiere da 300 e con i prodotti Fabri all'interno e proprio con questo concept, non pensi possa aprire nuovi orizzonti per Ducale in termini proprio di mercato, ovvero fare delle partnership per esempio come aziende proprio come la Starbucks, o ci avete già pensato? Ma diciamo che il pensiero è sempre di lunga visione, è sempre ben presente in noi. Chiaramente i nuovi mercati pensiamo proprio di affrontarli, specialmente il discorso europeo, il nord Europa sicuramente, il discorso italiano. Infatti qualcuno dei clienti stamattina mi chiedeva: ma dov'è che le possiamo posizionare? Io dico: dove c'è affluenza di giovani, dove c'è affluenza di gente, dove può essere un'università, può essere un cinema, può essere sotto i portici qui a Milano del Vittorio Emanuele. Vuol dire le opportunità dove c'è gente che ha voglia di provare, ha voglia di cambiare. E Starbucks è un nome molto importante, chiaro, mai dire mai, no? Perché però di fatto le opportunità poi bisogna crearle diversamente. E voi, io credo, abbiate creato una grandissima opportunità, ovvero quello di dare un prodotto erogato attraverso un signor distributore automatico, mi permetto di aggiungere, con una serie di caratteristiche legate proprio alla similitudine delle loro stesse bevande calde, per cui estremamente compatibili proprio con il marchio Starbucks. Certamente, quello sì, il marchio Starbucks ormai è conosciuto in tutto il mondo, tutti i negozi che sono stati fatti in America eccetera, e vogliamo un pochino ripresentare in forma del vending, in forma automatica, quello che è questo concetto che sta andando alla grande, e perché no, è un'opportunità anche per i nostri clienti, i nostri amici gestori, di avere delle cose in più da poter offrire. E un'ultima cosa, Fabio, ti volevo dire, il discorso del caffè non è che lo snobbiamo o lo sottovalutiamo. L'espresso... Passiamo da quest'altra parte, così nel frattempo la facciamo vedere la macchina. Vieni davanti a me. Il caffè? Il caffè rimane sempre l'obiettivo principale, cioè noi diamo, sembra di dare per scontato il caffè. Il caffè per noi è sempre l'attività principale, il core business, la bevanda principe. Noi siamo in Italia e per l'Italia ci vuole un caffè eccezionale e cerchiamo sempre di mantenerlo. Chiaramente i mercati esteri hanno bisogno anche di altre cose,
e quindi cerchiamo di sviluppare altri prodotti, come abbiamo fatto in passato con altre tipologie di distributori, per avere sempre il meglio, per offrire sempre il meglio. Noi abbiamo visto un gioiellino a Parigi, nata sulla scia del distributore presentato 2 anni fa proprio qui in fiera, che andava a distribuire caramelle, noccioline e così via. Una cosa assolutamente strepitosa, e ci siamo beati nei pochi minuti in cui Pietro ce la spiegava di qualche caramellina che veniva poi ben dosata con il braccio, con il plotterino che girava. Stefano, tu non sei una persona vanitosa, vero? Assolutamente no. Quanti anni hai? Prova, dillo tu, prova a dirlo. 57. Ma ti hai preso, guarda, siamo quasi. Benissimo, benissimo, ci ho preso. Ma tu 57 anni fa avresti mai immaginato, tu che ci sei vissuto, voglio dire, la Ducale è un'azienda di famiglia. Tu sei vissuto in azienda 57 anni fa, ma forse non, manco parlavi, manco camminavi. Diciamo 50 anni fa, quando avevi 6-7 anni. Avresti mai immaginato che la Porta Rossa, i meccanismi così complessi, elaborati, avrebbero avuto questa evoluzione e avrebbero portato poi a questi risultati? Ma sai, tu pensa che 50 anni fa o anche 40 anni fa si parlava del caffè del bar. L'azienda nostra è nata con il bar. Quindi le prime macchine, la tradizione nostra sono i bar intesi come il caffè tradizionale. È da lì che negli anni 70 il papà ha avuto questa intuizione di trasformare quello che è il caffè del bar, di trasformarlo nell'automatico. E l'avventura del vending con noi, negli anni 69 per l'esattezza, abbiamo iniziato a fare queste macchine. Chi l'avrebbe detto? Ci siamo arrivati, diciamo che adesso c'ho anche i ragazzi che sono... Siamo la terza generazione. E lì siamo la terza generazione. E allora, venite qui, voi che siete dietro la camera e osservate, dite ma che dice papà? Venite qui, voi siete pezzi di giovani, siete la nuova generazione, siete il nuovo che avanza. Allora, facciamo come io faccio esattamente con tutti gli altri, nome, cognome... L'azienda la conosciamo e funzioni. Allora, io sono Andrea Sandei, sono il figlio più piccolo e adesso io sono ancora alle superiori, quindi adesso spero di concludere bene tutti i miei studi e poi di entrare a far parte dell'azienda e di avere un ruolo abbastanza influente, di portare avanti il lavoro di mio padre e di mio zio, che comunque insomma penso che in questi anni abbia raggiunto un livello abbastanza alto, quindi insomma io spero di riuscire a mantenere questo livello, ecco. Hanno fatto un lavoraccio e un lavorone, te lo posso garantire, io che li conosco da tanti anni e che considero la Ducale, perdonatemi l'espressione, la Ferrari dei distributori automatici. E poi ancora, nome, cognome, l'azienda la ridiciamo, è la Ducale e funziona. Io Francesco Sandei, faccio l'ultimo anno di università, e quindi ho finito anche il mio percorso di studi, spero di poter entrare a far parte della ditta. Io vedo come lavorano mio papà e mio zio, esempi assoluti, e penso che fare anche solo la metà di quello che fanno loro e riuscire ad arrivare anche solo alla metà di cui sono arrivati loro sarebbe già un traguardo per molte persone, per come li ho visti lavorare in questi anni, secondo me. Beh, certamente chi ha un lavoro in proprio e soprattutto di natura familiare fa degli sforzi notevoli, va certamente a non calcolare i sabati, non calcolare le domeniche, non ci sono forse Ferragosto, forse. Natale, Ferragosto non Natale. E ancora, altro ceppo della famiglia, buongiorno. Nome, cognome, l'azienda, la ridiciamo, e la funzione. Sandei Gianluca, buongiorno, e mi occupo diciamo della produzione del mercato estero insieme a mio fratello. Lavoro ormai da 2 anni, mentre il fratello è iniziato un po' prima, comunque sì, ci occupiamo prevalentemente del mercato estero e chi di noi prodotti a ricerca e sviluppo, chi di produzione. Ok, Gianluca, allora vieni qui, completiamo la serie, ciao, buongiorno. Ti abbiamo già presentato a Parigi, ma ripresentati, già che ormai abbiamo la terza generazione in fila, figli di Stefano, figli di Pietro, manchi solo tu, nome, cognome, l'azienda è la Ducale e la funzione. E purtroppo sono anche il più vecchio, Marcello Sandei, sono il figlio di Pietro, mi occupo di
ricerca e sviluppo, insomma, nuovi prodotti e mercati esteri, diciamo, quindi in relazione con i nostri clienti storici esteri, Olanda, Francia, Spagna, Stati Uniti. E appunto quello che mi piace di più è la ricerca e sviluppo, quindi cercare nuove soluzioni sul mercato e portarle avanti. Quindi diciamo che in queste nuove soluzioni dell'ultimo anno biennio c'è anche il tuo zampino. Sì, c'è il zampino di tutte, diciamo. Non voglio prendermi meriti che ho detto anche. Sì, sì, sì. Diciamo che abbiamo seguito tutti dall'inizio alla fine lo sviluppo di questi nuovi prodotti che abbiamo presentato a Venditalia. E siccome buon sangue non mente, zio e papà ci hanno messo una buona fetta di creatività, professionalità, spirito di sacrificio e abnegazione, e voi nel frattempo avete raccolto la staffetta, voi due in primis, voi come dire macinate giorno per giorno tutto quello che succede in azienda e vi state preparando a integrarvi nella struttura affinché voi quattro siate uno staff davvero estremamente potente. Ragazzi, in bocca al lupo per voi quattro, davvero in bocca al lupo, risalutate velocissimamente. Ciao a tutti e buon caffè a tutti. Viva Ducale. Arrivederci. Ecco, simpaticissimi. Stefano, che bei giovani, la nuova generazione, complimenti, davvero complimentissimi a te, a voi, a Pietro, siete riusciti a integrare i ragazzi in un modo assolutamente perfetto. I miei complimenti vanno naturalmente anzitutto in termini familiari, prima ancora che professionali. Grazie mille Fabio, diciamo che i ragazzi nostri da sempre vivono, da quando nascono hanno vissuto la realtà aziendale. Vivono di vending! Vivono di vending e quindi l'augurio nostro che siano ben integrati, che riescano a portare avanti il marchio Ducale negli anni avanti. Beh, i presupposti pare ci siano davvero tutti, eh? Bravo, bravo, bravi! Bravi, bravi tu, Pietro, le vostre mogli e diciamo siete riusciti a fare un gran bel lavoro in termini familiari. E allora noi a questo punto terminiamo, avremo modo di dirvi e saperne di più, anzi saperne e poi dirvi di più su tutto ciò che viene realizzato da Ducale nei prossimi mesi attraverso gli schermi di vendingtv.it, attraverso gli articoli realizzati e sulla rivista cartacea a Vending News e sul sito vendingnews.it e naturalmente attraverso la Vending Newsletter, l'appuntamento settimanale ricevuto da oltre 44.000 abbonati in tutto il mondo. Stefano, grazie, grazie ancora, in bocca al lupo e buon 60° anniversario. Grazie Fabio, un augurio a tutti i nostri ascoltatori e buona fortuna a tutti, grazie. Noi continuiamo, nel frattempo sono tantissime le novità che dobbiamo ancora andare a documentare, il tempo è pochissimo, corriamo, corriamo. E voi non andate via nel frattempo.